Gesù è morto ed è risorto, così anche quelli che sono morti in Gesù, Dio li radunerà insieme con Lui. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti in Cristo riavranno la vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, dopo aver contemplato la città celeste dei Santi, oggi la Chiesa prega per i defunti, per tutti coloro che sono in cammino verso la pienezza della santità e che da Dio devono ottenere perdono e riconciliazione. Ecco perché in questa celebrazione noi ricordiamo i nostri cari, eleviamo per loro la preghiera di suffragio. Il sacrificio di Cristo sia davvero redentivo, li porti a contemplare per sempre nell'eternità la luce di Dio. E per essere degni della nostra preghiera, anche noi chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati. Signore, tu ci vuoi i tuoi figli amati, ma noi non sappiamo riconoscere la tua paternità. Abbi pietà di noi. Cristo, tu ci chiami alla comunione con te, ma noi abbiamo rifiutato il tuo invito. Abbi pietà di noi. Signore, tu ci fai partecipi del tuo regno di pace, ma noi costruiamo barriere e separazioni. Abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Ascolta, Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te nella fede del Signore risorto. E conferma in noi la beata speranza che insieme ai nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Giobbe. Rispondendo, Giobbe prese a dire: «Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, e i miei occhi lo contempleranno, e non un altro». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Una cosa ho chiesto al Signore, questa solo io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte. Si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, dice il Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse alla folla: tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Carissimi fratelli e sorelle, dopo aver contemplato, come dicevo all'inizio, la Chiesa gloriosa nella festa di tutti i santi, oggi guardiamo a quella Chiesa in cammino verso la pienezza della gloria dei cieli, le cosiddette anime del purgatorio, quelle pensiamo in un tempo e in un luogo di purificazione per essere ammesse definitivamente nella contemplazione del volto di Dio. Questa è la realtà della Chiesa. Ecco, quanto pensiamo alla Chiesa, non dobbiamo pensare semplicemente e solamente alla Chiesa istituzionale, composta dalle varie figure gerarchiche sulla terra. La Chiesa è il corpo mistico di Cristo, è il corpo tutto intero, quello glorioso, quello in purificazione e quello pellegrinante nella realtà terrena che siamo noi. E in questa Chiesa c'è la intima comunione, quella comunione che giustamente ci fa pregare i santi perché intercedano per noi, ma quella comunione che oggi ci fa pregare per i nostri cari defunti, perché questo cammino di purificazione possa essere affrettato verso la gloria di Dio. Una comunione nella preghiera in Cristo, Cristo morto e risorto, perché la Chiesa questo celebra, questo crede e questo vive nella sua triplice dimensione, quella celeste ovviamente dove la risurrezione di Gesù e la gloria di Cristo risorto viene contemplata dai santi, quella che è in purificazione, dove i frutti della redenzione sono appunto per questi nostri cari, quello della Chiesa che siamo noi in cammino sulla terra, la risurrezione e la morte di Gesù è l'annunzio di questa vita futura. Ecco, tutto questo celebriamo in questi giorni e in particolare oggi possiamo dire che è il giorno della memoria, ci sentiamo vicini alle tante persone care che ci precedono nella vita eterna, alle tante persone con le quali abbiamo condiviso anche parte della nostra esistenza terrena, in particolare i nostri familiari, i parenti più vicini, ma gli amici, le varie persone che abbiamo conosciuto nella nostra esperienza di vita e che non ci sono più. Non ci sono più fisicamente, ma ci sono in questa comunione di intenti, di preghiera e di spirito che ci vede sempre uniti. Perché la Chiesa di Cristo e il corpo di Cristo non viene diviso, ma viene unito in quella pienezza della grazia dello Spirito che ci permette di guardare ben oltre la morte. Quella morte che certamente riguarda tutti, per certi aspetti affligge tutti, ma nello stesso tempo che è la soglia da attraversare per aprirsi alla luce della vita eterna. Addirittura San Francesco la chiamava sorella, proprio perché la vedeva come l'ultima barriera per quella piena comunione con Dio dopo questa esistenza terrena. Il ricordo dei nostri cari poi ci invita alla preghiera, ma ci rianima anche di speranza e, se vogliamo, di missione. Proprio nella preghiera per i nostri cari defunti, noi comunque continuiamo a professare la nostra fede nel Cristo morto e risorto. Ed è significativo per noi non solo pregare, visitare il cimitero. Ecco, vivere in questo giorno, possiamo dire, questo ricordo, perché la morte non spezza i legami, la morte non distrugge la nostra comunione con quanti ci precedono. La morte, in sostanza, non è l'ultima parola sulla vita, ma solo Gesù che è parola di vita eterna. È il giorno anche del silenzio, possiamo dire, perché giustamente è proprio il linguaggio del silenzio che in questa giornata si esprime. Nella visita che faremo al cimitero, ai nostri cari, ma anche ai tanti,
che forse non conosciamo, ma che vengono custoditi appunto in questo luogo. Non ci sono le parole umane, non c'è la comunicazione terrena, ma c'è quel silenzio che comunque è un silenzio fecondo, perché dice comunque che la vita c'è. E questa vita risplende anche in queste persone, risplende anche in coloro che non ci sono più fisicamente. Anche Gesù, per esprimere la sua morte, ha parlato di un chicco di grano che cade in terra e che se non muore rimane su. Se invece muore, porta molto frutto. Possiamo dire il ricordo dei nostri cari defunti ci fa pensare proprio a questa immagine. Un tempo appunto di passaggio, ma un tempo non di morte, ma di vita. Un tempo fecondo, un tempo che farà germogliare in tutta la pienezza il dono di quella vita eterna che Gesù ha dato a tutti. Il dono di quella vita eterna che ha rappresentato il compito e la missione di Gesù. Il Vangelo ci ha ricordato appunto che Lui è venuto nel mondo per redimere il mondo, perché nulla vada perduto. E allora eleviamo al Signore in questo giorno, questa Eucaristia, che diventa suffragio, redenzione, che diventa riscatto, che diventa, se vogliamo, la preghiera che Cristo stesso ha innalzato al Padre per redimere tutta l'umanità e che oggi noi ricelebriamo proprio perché questo sacrificio eucaristico, questa parola di Gesù e questa missione di Gesù porti compimento per le anime di tanti nostri fratelli, sorelle, amici e benefattori defunti. Sia lodato Gesù Cristo. Per assolvere anche alle condizioni dell'indulgenza plenaria che in questi giorni possiamo lucrare per i nostri defunti, recitiamo il credo come professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione del mondo e la vita del mondo che verrà.
Preghiamo il Padre perché ci faccia comprendere il significato cristiano della vita e della morte. Preghiamo insieme e diciamo: Dio dei vivi e dei morti, ascoltaci. Dio dei vivi e dei morti, ascoltaci. Per la Santa Chiesa, perché sia testimonianza del Cristo risorto in tutto il mondo, preghiamo. Dio dei vivi e dei morti, ascoltaci. Per tutti i fratelli defunti, perché il Signore li accolga nella sua gloria e gli doni la vita eterna, preghiamo. Dio dei vivi e dei morti, ascoltaci. Per coloro che vivono la perdita di una persona cara, perché trovino nell'amore di Dio la giusta consolazione e forza, preghiamo. Dio dei vivi e dei morti, ascoltaci. Per le vittime della guerra e della violenza, perché trovino misericordia nell'amore del Padre, preghiamo. Dio dei vivi e dei morti, ascoltaci. Ecco ciascuno di noi nel proprio cuore elevi al Signore la preghiera di suffragio per le persone più care e vicine della famiglia. Preghiamo, Dio dei vivi e dei morti, ascoltaci. Dio della vita, ti preghiamo per i nostri cari defunti. Ricompensa la loro fede in te e dona la vita nuova al di là della morte. Per Cristo nostro Signore. L'offerta del santo sacrificio a te sia gradita, Signore, l'offerta di tutti i tuoi fedeli. O Signore, ti offriamo di cuore il pane raccolto sull'altare. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accetto, Padre, i doni che ti offriamo in questo sacramento di amore, che tutti unisce in Cristo tuo Figlio, e accogli i nostri fratelli defunti, nella gloria del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore, rifulge a noi la speranza della beata risurrezione. E se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata.
E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo.
A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono io. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Preghiamo. Abbiamo celebrato, Signore, il mistero pasquale, invocando la tua misericordia per i nostri fratelli defunti. Dona loro di partecipare alla Pasqua eterna nella tua dimora di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore. E prima della benedizione assolviamo anche a pregare per le intenzioni del Papa, proprio per assolvere a tutte le condizioni per acquisire l'indulgenza plenaria per i nostri defunti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Dio, creatore e padre, che nella risurrezione del suo Figlio ha dato ai credenti la speranza di risorgere e fonda su di voi la sua benedizione. Amen. Cristo, che ci ha redenti con la sua croce, vi rinnovi nel suo amore e doni a tutti i defunti la luce e la pace eterna. Amen. Lo Spirito Consolatore vi conceda di godere la felicità promessa a chi attende l'avvento del Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.